30.000 e 20 pesaresi hanno votato Andrea Biancani. Dopo 10 anni di Matteo Ricci, è lui il nuovo sindaco di Pesaro in una continuità di centrosinistra confermata col 60,6% di preferenze. Nell'Election Day la vittoria non è mai stata in discussione. I primissimi scrutini del pomeriggio avevano suggerito un solco di preferenze tale da spingere già alle 18 Biancani a presentarsi in municipio abbracciato dalla moglie Marzia e dagli applausi di un'amministrazione che accoglie il suo nuovo sindaco accompagnato da Matteo Ricci che dopo 10 anni lascia il palazzo in direzione Bruxelles. Biancani accolto anche dalle congratulazioni di Marco Lanzi, sfidante di centrodestra, che si ferma a 17.400 voti e al 35,19%. Terza Pia Perricci per la lista Vieni Oltre col 2,65%, chiude Fabrizio Oliva con i suoi spazi liberi e l'1,56% di preferenze. Distacchi robusti che Biancani commenta così. Sentivo comunque che stavamo andando bene, che comunque le persone erano contente di questa candidatura. Siamo riusciti a tenere insieme sette liste, i candidati molti erano veramente motivati e quindi il risultato, mi aspettavo comunque un buon risultato. Ho anche detto che sin da subito cercheremo comunque di lavorare tutti insieme, coinvolgendo anche l'opposizione, perché il mio carattere comunque non è un carattere conflittuale. Ovviamente se poi l'opposizione vorrà cogliere questa opportunità la accoglierà, se non la vuole accogliere ovviamente non posso farci nulla, però cercheremo nell'interesse di tutti i cittadini di occuparsi delle cose principali insieme. Abbiamo cantieri importanti come quello del nuovo ospedale, le opere di autostrade che devono essere completate, tutti i lavori del porto che devono ancora iniziare, i 150 milioni di euro di competenza comunale che devono partire. L'anatomia della vittoria nelle sette liste a sostegno di Biancani vede la conferma del PD come partito più votato della città con 13.217 voti e il 27,2% di preferenze. A seguire la lista Biancani sindaco col 15,4, una città in comune di Enzo Belloni col 5,18, Forza Pesaro con Mila Della Dora col 3,69, Alleanza Verdi Sinistra al 3,63, Movimento 5 Stelle al 3,41 e Il Faro a 2,59. Con questa squadra Biancani ha affrontato la campagna elettorale, da questi voti sceglierà la sua squadra amministrativa. Io sono un amministratore che è sempre stato al di là della campagna elettorale in mezzo alla gente, andando a ascoltare, prendendo appuntamenti, cercando di risolvere quelle che erano le tematiche sia che erano di mia competenza, ma spesso anche quelle non di mia competenza. Ho cercato di sempre di mettere a disposizione le mie capacità, le mie competenze, ma la concretezza per riuscire appunto a risolvere le questioni. Adesso in questi 2 mesi abbiamo raccontato quella che era la visione di città, cioè una città sempre più bella, una città sicura, una città inclusiva, una città che deve avere la forza di migliorare ulteriormente, la capacità di poter spendere tutte le risorse che abbiamo. Tra le priorità ho detto che mi occuperò sia dei quartieri sia della manutenzione della città, ma dall'altra parte dobbiamo essere bravi anche a far sì che non dobbiamo lasciare indietro nessuno, i bisogni delle persone sono aumentati per quello che potremo, ovviamente anche insieme allo Stato, insieme alla Regione, ma anche come Comune stesso cercheremo di stare vicino a tutti. E ho sempre ritenuto importante investire su alloggi popolari, sono decine di alloggi popolari che andremo a completare nel corso dei prossimi anni e anche questo penso che sia un valore aggiunto. L'ambiente è un tema centrale di cui dobbiamo occuparci, ma soprattutto cercheremo di fare squadra con tutto il territorio, perché il tema dell'acqua e il tema dei rifiuti sono tematiche che dovremmo affrontare in collaborazione con tutti gli altri enti.